Covid, nuove regole da oggi, discoteche chiuse e mascherine obbligatorie dalle 18 alle 6 del mattino. A Fiumicino, un positivo rientrato da Malta. Il mondo verso 22 milioni di casi, preoccupa la curva in Francia, oltre 3.000 contagi al giorno, Madrid in piazza contro le restrizioni. Bielorussia, la sfida della Tikhanovskaya, pronta a diventare nuovo leader, Lukashenko, non ripetere voto, sciopero in fabbriche TV. Il mistero di Joelle, il padre del bambino in procura, vertice tra gli investigatori, 14° giorno di ricerche, si scava in un campo. Turista sale sul tetto delle terme centrali negli scavi di Pompei per scattare delle foto, infrangendo tutti i divieti che proibiscono anche solo di appoggiarsi ai monumenti. La donna è stata a sua volta fotografata, aperta un'indagine della sovrintendenza. Buongiorno dal TG1, cogliere il cambiamento di cui l'Unione Europea è stata capace nella risposta alla pandemia per progettare la ripartenza. Così il Presidente Mattarella, che nel messaggio inviato al meeting di Rimini sottolinea l'Italia ha dato prova delle sue energie morali e civili. Solo nell'integrazione e solidarietà europea il Paese può costruire il domani. Mario De Pizzo. La ricostruzione non può attendere.